Buonasera, tra qualche istante il nostro TG. Apriremo con gli auguri amari del Vescovo Monsignor Salvatore Nunneri, poi ci soffermeremo sul Natale e poi ancora parleremo di una notifica dell'ordine di carcerazione per Don Alfredo Luberto, ricorderete condannato in via definitiva a 5 anni per la vicenda di Sera d'Aiello. Questo e tanto altro ancora, titoli. Gli auguri amari del Vescovo, in troppi bussano alla porta della Caritas, segno che la politica ha fallito, e poi ai giovani non siate portaborse ma portatori di idee. Nonostante la crisi non si rinuncia ai tradizionali acquisti di Natale, anche così si esorcizza il periodo di difficoltà. Anche a Natale le solite indagini sui costi del cenone, la stima è di 97 euro a famiglia, ma è davvero così? Noi abbiamo provato a fare la spesa. Notificato l'ordine di carcerazione per Don Alfredo Luberto, condannato in via definitiva a 5 anni per le vicende del Papa Giovanni di Serra d'Aiello. I legali chiedono l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il triste destino della Domus Romana scoperta a Vibo. Non arrivano i fondi dalla regione, così adesso il sito storico diventerà un parcheggio per auto. 25 studenti apprendisti ciceroni e il progetto che sarà realizzato dalla regione e dal FAI per formare giovani guide per il Museo Nazionale di Reggio Calabria. Gli studenti del liceo classico di Cosenza chiedono di spostare i test di ammissione per le facoltà di medicina. L'anticipo delle prove d'ingresso d'aprile deliberato dal Ministero è incompatibile con la preparazione per gli esami di maturità. Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro TG, lo avete sentito dai titoli. In apertura gli auguri del Vescovo di Cosenza, Monsignor Salvatore Nunneri, e il suo forte messaggio alla politica e dai giovani. In troppi, ha detto, bussano alle porte della Caritas, segno che la politica ha fallito. Ci racconta tutto Rosalba Baldino. Quanti alberi spogli di doni nell'anno della crisi, quando la povertà la si sente sulla propria pelle, non commuove più, non ci fa sentire più buoni, ma indigna. Così il Natale 2013 si trasforma anche per quella chiesa abituata agli ultimi e diventa denuncia. Da questa stanza dove io sono passa tanta gente durante il giorno. E la Caritas sovvenziona bollette di luce, di gas, affitti di casa. Le dico quest'anno in maniera porticosa, perché abbiamo avuto persone che neppure ci aspettavamo, pronte per dover lasciare la casa per sfratto. La grotta di Betlemme è il riflesso di immagini meno romantiche. Quando lo stomaco è vuoto non resta che la mensa dei poveri. Quando la Caritas si ritrova con le ferie lunghe significa che qualcosa non va da parte di chi deve amministrare. Gli auguri del vescovo metropolita della diocesi di Cosenza Bisignano, Monsignor Salvatore Nunneri, non sono formali, comunicano la sofferenza e la protesta per il lavoro mancato, per il lavoro negato, per i lavoratori con sempre meno diritti nonostante i proclami del governo. Una Calabria di vecchi, l'appello è ai giovani. Non siate per trovare una sistemazione dei portaborse, non è dignitoso. Tu giovane sei, deve essere un porta idee, perché i valori ce l'hai dentro. Nella notte santa la speranza, dice il pastore della chiesa, è in un bambino che ha avuto il coraggio di affrontare il mondo. Dio non si è rassegnato dinanzi al male del mondo, ha mandato suo figlio. Giovani, non siate dei rassegnati, la vita va conquistata. Periodo di crisi, ma non si rinuncia ai tradizionali acquisti di Natale, anche se molto probabilmente si cerca di esorcizzare questo momento davvero difficile. I particolari in questo servizio. Non bastano poche immagini a garantire un cambio di passo, un'inversione di tendenza, eppure in giro sembra di avvertire che l'aria si è ormai cambiata. C'è voglia di viverlo fino in fondo questo nuovo Natale, aspetti materiali compresi, e così le persone invadono le strade e i negozi. I più piccoli, esausti, quasi si addormentano a terra, i più vecchi tirano la carretta, tutti gli altri sembrano un popolo in movimento. L'atmosfera è frizzante, le mani segnate dal peso
mezzo delle buste, in ognuna un pensiero, magari non costoso, da scartare stasera sotto l'albero. Le persone più vicine, i figli, marito, genitori, questi qui. Per lei ha comprato qualcosa? Qualcosina, sì. Bene o male l'abbiamo fatto a tutti, con diciamo sempre con molta attenzione ai prezzi. Qualche spesa un giorno, qualche spesa un altro giorno, quindi i conti non l'ho ancora fatto. Tutta gente che passa il tempo a curiosare alle vetrine. Ah, ci sono anche tante buste però. Sì, tante buste, ma sono vuote e leggere le buste. I bambini più ritardatari tentano ancora di contrattare con Babbo Natale regali almeno vicini alle loro aspettative. Ci sono alcuni bimbi che chiedono la pace nel mondo, alcuni il lavoro per i papà e altri tantissimi regalini. A dare una mano all'omone dalla barba bianca un esercito di mamme e papà. Il papà che lavoro fa? Il papà c'ha un'azienda agricola. Che sarebbe lei? Sì, sì. E quindi suo figlio? È molto appassionato, vuole venire sempre in campagna, ah, perché abbiamo i maiali. Sì. Sì. E quindi anche a livello di giocattoli è orientato? Sì, scavatori, trattori, la jeep che ci deve andare in campagna. Sta pensando di comprare che cosa? Sì, una scavatore o una jeep. Ha un bambino che vorrebbe fare il pilota da aerei? Sì. Ah sì? Che cosa dice? Niente, che gli piace volare. Sì. Non è mai stato in aereo? No, ancora no. Quando vedrà questo Boeing? Iniziamo a sognare. E non è mica detto che in un negozio di giocattoli si acquistino doni solo per i più piccoli. Un maschietto presumo dalla macchina. No, questo è mio. Ma perché ti hai comprato questa macchina? Perché mi piace la macchina. Ho un autoricambio e lo metto in esposizione. È una Mustang. Del 67. Sì, a Shelby. Mi piacerebbe trovarne una vera sotto l'albero. Sì. Però sarebbe un po' costoso mantenerlo. Ed ecco la solita statistica di Natale. Detto che la maggior parte dei calabresi resterà a casa questa sera, quanto si spende per organizzare un cenone? Secondo Repubblica Online, che ha pubblicato una stima fissa intorno ai 97 euro a medio a famiglia. Beh, noi siamo andati a fare la spesa con 100 euro in tasca, ma sentiamo Gianluca Pasqua. La notizia del giorno è che il cenone di Natale costerà per una famiglia tipo di 4 persone 97 euro, lo dice una statistica pubblicata oggi su Repubblica Online, e noi siamo pronti ad uscire con i nostri 100 euro, ne avanzano 3, per comprare tutto quello che serve per un buon cenone per stasera. Tappa obbligata per i nostri acquisti la pescheria, ne scegliamo una del centro e con le idee ben chiare cominciamo dall'antipasto, un trittico di pesce affumicato, tonno, salmone, pesce spada e polpette di baccalà. Almeno un chilo ce ne vuole, intorno alle 20-24 euro. Quindi l'antipasto ce la caviamo con 24 euro. Abbiamo intaccato il nostro budget e siamo ancora all'inizio, per il primo scegliamo linguine allo scoglio. Almeno sembra un chilo. Intorno alle 20 euro. Abbiamo cercato di fare prezzi anticrisi quest'anno. Ci sono anche delle varianti, più costose e più economiche. L'astice in 36 è un pochettino più costoso, però poi la persona lo accontenta, cerchiamo di accontentarla, fare qualcosina in meno. Allora, lì c'è il pesce più economico che va più bene, perché è pesce azzurro. Quanto vendete? 8 euro. Per il secondo puntiamo sul baccalà e sulle spigole. Il baccalà, sempre per 4 persone, almeno 3 quarti, un chilo. La qualità più buona costa 16 euro, quello bellissimo. Se no poi c'è quello un pochettino, sempre buono, a 14, leggermente più sottile. Come spigole? Le spigole ci sono quelle di allevamento a quelle di mare. Quelle di allevamento, sempre parliamo di allevamento buono, vanno intorno alle 16 euro. Allevamento di policoro, non della greggia. Quelle di mare 36, 40, secondo poi il pesce. Scegliendo il menù base abbiamo già speso 76 euro, un cliente conferma che 100 euro sono davvero pochi. Sì e no, molto, per quante persone? Quattro persone, ti credo proprio di no. Sì, che queste se le vanno già ora in pescheria. Sì, proprio così. E c'è chi per il cenone di biglietti verdi ne tirerà fuori ben 5. Sulle 500 euro sicuramente. Per quante persone? Per 20. Per 20 persone, però facendo giusto l'essenziale. Spostiamoci in un negozio di frutta e verdura per il contorno e la frutta. Pietro elenca il necessario e ci dice il prezzo. Un euro a piandina, ne prendiamo due, abbondiamo.
Poi invece per quanto riguarda la frutta? Frutta, clementini, una bella ananas si prendiamo. Poi fare proprio una cosa bella, due ciliegie, due frutti di bosco e poi un po' di frutta secca. Sono nocciolina, arachidi, pistacchi. Per quattro persone quanto spendiamo più o meno? Ti baserei più o meno sulle 20 euro. Al supermercato ci affidiamo a Loredana per la scelta del vino. Guardi, io le posso consigliare il Greco di Tufo, che il prezzo è di 9,75 euro, un ottimo prezzo. Oppure possiamo vedere un Librandi, che è un nostro vino regionale, un Ciro, a 4,75 euro, anche un ottimo prezzo del 2012. Ed ecco che abbiamo già sballato, abbiamo superato la soglia fatidica dei 100 euro e ci mancano ancora il Pandoro, 12 euro per un artigianale, e lo spumante, una ventina di euro. Noi ci abbiamo provato, le nostre banconote sono volate via, auguri a tutti, anche a chi si diletta in statistiche un po' bugiarde. E chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al Natale, beh, con le letterine dei bambini, desideri, impegni e promesse ed anche un piccolo consiglio che arriva proprio da Babbo Natale. Sentiamo Valentina Palmieri. Caro di Babbo Natale, il più è fatto, non resta che aspettare e andare a sbirciare sotto l'albero tutto pronto, promesse, impegni e ovviamente la lista dei regali. C'è chi, per non lasciare niente al caso e tenere copia di quanto scritto, non si sa mai, Babbo Natale dovesse sbagliare il regalo o peggio dimenticare l'indirizzo, ha optato per una videolettera su YouTube. Caro Babbo Natale, per Natale vorrei una bambola piccola. E poi? Poi vorrei un terreno a bambola. Bravo, anzi di più, buono, buonissimo, con mamma, papà, sorella, fratello, nonni, zii. Anzi, più l'elenco è lungo, più si può chiedere un extra. Per favore, Babbo Natale, a Natale posso ricevere mariposa, un castello vero, arcobaleno Che poi ad aggiungere qualcosina in più nella lista dei regali mica si sbaglia. Ecco, in tanta generosità, cari bambini, anche Babbo Natale, sempre su YouTube, ha registrato qualcosina da tenere bene a mente in queste ore. Tanti auguri! Tu biscotti! Che biscotti, non ci faccio niente! Voglio il panino! Oh, svegliate! Io da portare il treno! Non sono venuto mica a piedi! Voglio un panino! Alzate! Cambiamo decisamente argomento, parliamo della vicenda di Papa Giovanni, di Serra d'Aiello, dopo la condanna in via definitiva, notificato a Don Alfredo Ruberto. I suoi legali però hanno chiesto intanto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sentiamo i particolari in questo servizio di Maria Safallico. Natale amaro per Don Alfredo Ruberto, l'ex presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto Papa Giovanni di Serra d'Aiello. Sotto l'albero ha trovato l'ordine di carcerazione. Deve scontare 5 anni e 10 mesi di reclusione, così come disposto dalla Cassazione al termine dei 3 gradi di giudizio. Il provvedimento è stato notificato ai suoi legali, ma sono in molti a dubitare che il sacerdote varcherà mai il cancello di un penitenziario. I suoi difensori hanno già annunciato che chiederanno l'affidamento ai servizi sociali, considerato che tra indulto e domiciliari subito dopo l'arresto di fatto sono solo 2 anni e 10 mesi quelli effettivi da scontare. Resta il processo in corsa a Paola per bancarotta fraudolenta. Fin qui la giustizia italiana. In dirittura d'arrivo anche la sentenza del Tribunale Ecclesiastico, che ha messo sotto accusa il religioso. E così si chiude una delle pagine più dolorose e vergognose della storia recente della Calabria e della Chiesa cosentina. Il prete che ha trasformato il Papa Giovanni, fondato da Don Sesti Osseo sul Tirreno cosentino, per ospitare i malati mentali e i disabili gravi in un lager, utilizzando i fondi per le sue esigenze personali, per quell'amore sfrenato per il lusso che ha sollevato tanta indignazione.
Quando nel 2007 l'allora PM di Paola Eugenio Facciolla e gli uomini della Guardia di Finanza hanno, al termine di una complessa attività investigativa, scoperchiato il vaso di Pandora, quello che ne è uscito ha lasciato allibiti, seppur da tempo le condizioni dell'istituto erano note. Malati in condizioni di estremo degrado, senza più terapie perché le farmacie non facevano credito, con il cibo che scarseggiava, alcuni scomparsi nel nulla, i quasi 500 dipendenti senza stipendio da mesi che tuttavia continuavano, seppur tra mille difficoltà, ad assicurare l'assistenza, i conti della fondazione in profondo rosso. Di contro l'appartamento di Don Luberto a Cosenza, un attico con arredi di lusso, pezzi di antiquariato, quadri, argenteria e oggetti preziosi, un'invidiabile collezione di Montblanc, per non parlare del bagno griffato e della palestra super attrezzata, già quegli attrezzi che dovevano essere destinati alla riabilitazione dei degenti del Papa Giovanni. Milioni di euro volatilizzati, un disastro gestionale che ha portato alla chiusura dell'istituto, con i malati disseminati in varie strutture, i dipendenti senza lavoro, chiusa la Fiat del Tirreno, come qualcuno l'aveva ribattezzato, non solo per i posti di lavoro, ma anche perché nel tempo era diventato un serbatoio di voti. Fallita miseramente la grande intuizione del suo fondatore di dare dignità e assistenza ai disabili, ai malati mentali. Vi mostriamo adesso delle immagini di un incendio che ha interessato un fienile ad Orso Marzo nel Cosentino. Le fiamme hanno completamente distrutto proprio questo fienile. All'interno era custodito il foraggio per gli animali, diversi attrezzi di un'azienda agricola. Ad accorgersi dell'accaduto il titolare dell'azienda, poi sul posto sono giunti i vigili del fuoco, del distaccamento di Scalea, ma della struttura non è, come potete vedere, rimasto nulla, tutto ridotto in cenere. Secondo una prima stima i danni ammontano a circa 10.000 euro, probabilmente si tratta di un incendio doloso e non è la prima volta che l'azienda subisce intimidazioni del genere. Da Orso Marzo ci spostiamo adesso a Vibo, il triste destino della Domus Romana di Vibo, il sito adesso diventerà un parcheggio per auto, sentiamo. La storia? Roba vecchia per gente che non sa guardare in avanti, perpetuarne la memoria, conservarne le testimonianze, una perdita di tempo e soprattutto un intoppo, un problema per chi invece vuole inseguire il progresso, le auto che sfrecciano o che hanno bisogno di un parcheggio. Deve averla pensata così l'assessore ai lavori pubblici di Vibo Valentia, che dopo un'attesa lunga un anno ha deciso di agire, dando disposizione di coprire l'antica Domus Romana e ridare ai cittadini, ai guidatori, una strada sulla quale far passare o comunque parcheggiare le proprie auto. Oltre un anno fa, nel pieno centro cittadino, durante alcuni lavori, era stata riscoperta, praticamente intatta nelle sue strutture esterne e nella sua dimensione architettonica, una casa gentilizia di epoca romana, testimonianza di quel passato glorioso che la città porta in sé già nel suo nome, Vibo Valentia. Fu una scoperta che mobilitò studiosi ed archeologi, tutti entusiasti e generosi nei giudizi relativi al valore della scoperta. Giunse sul posto per un autorevole sopralluogo finanche l'assessore regionale ai beni culturali Mario Caligiuri, che diede il suo sostegno ai lavori di rivalutazione storica e archeologica dell'area, che forse non a caso i vibonesi del secolo scorso avevano deciso di intitolare la via a Marco Tullio Cicerone. Forse non proprio una coincidenza. L'entusiasmo era alle stelle, come si suol dire, e si era ipotizzato un progetto che, attraverso l'installazione di una pavimentazione in trasparenza, avrebbe consentito la protezione, la fruibilità della via, ma anche la visibilità del bene archeologico. Poi il silenzio. L'area abbandonata a se stessa e la protesta dei residenti che, a dispetto della conservazione storica della scoperta, notavano solo i disagi che ne erano scaturiti. Fino ad oggi, quando con atto d'imperio l'assessore Pasquale Vartuli ha deciso e disposto. Via ai lavori di copertura dell'area e presto, molto presto, la strada sarà riaperta al traffico. D'altronde non è il primo né l'unico reperto archeologico di importanza storica che Vibo Valentia viene coperto e sottratto alla fruizione al pubblico. La storia a Vibo Valentia? Una perdita di tempo. Vuoi mettere invece il fascino di una via trafficata e ricca di auto? Siamo moderni noi. La regione Calabria ed il FAI terranno dei corsi per preparare le giovani a diventare Cicerone dei Bronzi, ovvero guide per il Museo Nazionale di Reggio Calabria. Vediamo.
Apprendisti Ciceroni, questo è il nuovo progetto che sarà realizzato in sinergia tra la Regione Calabria e il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, per preparare gli studenti a diventare guide per la visita ai bronzi di Riace, che da sabato scorso sono tornati, dopo il restauro, nel Museo Nazionale della Magna Grecia, a Reggio Calabria. Il progetto vede coinvolti 20 istituti scolastici e 650 studenti. Le delegazioni del FAI, tutte le delegazioni d'Italia e in particolare quelle calabresi, predispongono delle corsi di formazione in cui i ragazzi acquisiscono delle conoscenze specifiche dei beni che poi vengono aperte durante le nostre manifestazioni, in particolare le giornate FAI di primavera e le mattinate FAI per le scuole. E i ragazzi quindi inseguono un corso di formazione, acquisiscono non solo competenze ma anche un orgoglio che serve a trasferire i contenuti di questi beni e apprendono appunto il nome di apprendisti Ciceroni. La Regione Calabria, è stato annunciato, supporterà i bronzi di Riace con una vasta operazione di marketing. C'è una imponente campagna di comunicazione che è già iniziata e che si svilupperà anche nel prossimo anno con investimenti molto consistenti nel resto d'Europa, in maniera tale da poter attirare un numero enorme di visitatori. C'è uno studio della Sovrintendenza dei Beni Culturali della Calabria che stima a museo interamente concluso, cosa che avverrà entro la fine di marzo o di aprile, e potremo avere fino a 300.000 visitatori, che è un numero tale che sconvolge non solo l'economia di una città, ma quello di un'intera regione. E test di ammissione medicina 2014, le date sono da rinviare. Quanto chiedono gli studenti del liceo classico Taresio di Cosenza che frequentano i corsi di preparazione per l'ammissione alle facoltà universitarie a numero chiuso? Secondo i maturandi che hanno promosso proprio una petizione con una raccolta di firme, l'anticipo delle prove di ingresso nazionale ad aprile, deliberato poi dal Ministero, sarebbe incompatibile con la preparazione degli studenti italiani per l'esame di maturità e per questo bisogna, secondo gli studenti, rivedere le date. Sentiamo Anna Franchino. Una petizione per posticipare i test di ammissione alla facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria parte da Cosenza, dalla sede di Animed, l'Associazione Nazionale Interculturale Mediterranea, per sollecitare il ministro dell'Università Maria Chiara Carrozza a rinviare a settembre, così come avviene per altre facoltà, lo svolgimento della prova e non ad aprile 2014, così come previsto dalle attuali indicazioni ministeriali. Noi, come studenti, crediamo che abbiamo tutti il diritto di studiare al meglio, sia per i test di medicina, sia per l'esame di maturità, e in questo momento ci sentiamo bloccati, non riusciamo a studiare, a prepararci al meglio, in quanto abbiamo troppe sollecitudini sia dalla scuola, sia dai test. Noi comunque aspettiamo tutti l'11 gennaio dalle 14 in poi qui alla nostra sede Meditest e aspettiamo tutti quanti appunto per poter discutere della petizione che abbiamo aperto. Secondo gli oltre 230 studenti che al momento hanno firmato la petizione e aspirano a diventare i futuri camici bianchi, l'attuale data di svolgimento dei test non consente di prepararsi alla prova di ammissione senza sacrificare l'impegno necessario ad affrontare l'ultimo anno di scuola superiore e alla preparazione degli esami di maturità. Siamo qui per promuovere la nostra petizione e anche per far capire ai giovani, comunque calabresi, ai giovani italiani, che abbiamo il diritto di studiare sì per la scuola, ma non dobbiamo essere discriminati, perché come ben sapete noi svolgeremo i test ad aprile, noi aspiranti medici, mentre gli altri lo faranno a settembre, quindi magari chi vuol prendere professioni sanitarie, chi vuol fare architettura potrà provare a settembre, a noi non sembra giusto, farlo a settembre significa avere più possibilità, quindi noi speriamo che altre persone come noi abbiano la voglia comunque di credere nel futuro e di realizzare i propri sogni. Voglio studiare bene, scrive Silvana. Un parlamentare di centrodestra nei mesi scorsi ha raccolto il grido d'allarme di tanti studenti presentando un'interrogazione parlamentare al ministro Carrozza e anche la presidentessa di Animed ha condiviso in pieno la proposta avanzata dai maturandi, così come i responsabili di Meditest. Io semplicemente in questa storia ho dato il mio placet e vorrei veramente che, ragazzi, è un'iniziativa così importante che nasce dai giovani calabresi
che nasce da una giovane realtà cosentina, qual è quella di Meditest, venisse presa in considerazione a livello nazionale. I ragazzi dicono, a mio avviso, delle cose giuste ed è giusto che vengano ascoltati. Siamo ben lieti che insomma questa occasione dia voce assolutamente alla nostra classe, in quanto la scuola Meditest, quindi Animed, è assolutamente sempre dalla parte dei ragazzi. È il momento del meteo, quindi le previsioni del tempo. Un saluto a tutti i telespettatori e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di cosenzameteo.it. Le immagini dal satellite della giornata di ieri mostrano estese coperture nuvolose cariche di pioggia, indicata con la colorazione azzurra, su Francia e Gran Bretagna, in veloce spostamento verso sud-est, mentre resistono ancora cieli pressoché sereni sui settori centro-orientali europei. Da notare infine la presenza di annuvolamenti frastagliati sul Mediterraneo meridionale, Sicilia e Calabria, con deboli precipitazioni sul Canale di Sicilia. Tale nuvolosità è prodotta da una debole area di bassa pressione, generata da una goccia di aria relativamente fredda in quota, che sta interessando proprio in queste ore soprattutto la Calabria centro-meridionale ionica. Ma l'elemento che influenzerà il tempo della nostra regione nei prossimi giorni risiede proprio in quella vasta area nuvolosa presente sulla Gran Bretagna. Nuvolosità generata da una profonda bassa pressione prevista in rapido movimento verso la nostra penisola, che raggiungerà col suo fronte freddo la Calabria proprio il giorno di Santo Stefano, apportando quindi diffuso maltempo. Passiamo quindi alle previsioni in dettaglio per la nostra regione. Nell'attesa del peggioramento di Santo Stefano, la giornata di Natale sarà caratterizzata da cieli sereni o al più poco nuvolosi, con nuvolosità alta in aumento soprattutto sui versanti tirrenici dalla serata. Temperature in temporaneo rialzo di 2-3 gradi rispetto ai valori odierni per il richiamo di aria più mite che precede la perturbazione di Santo Stefano. E adesso il consueto sguardo a mari e venti. Per la giornata di Natale il Tirreno sarà poco mosso con moto ondosa in aumento sino a divenire mosso in serata, mentre lo Ionio si presenterà generalmente molto mosso. Venti da sud moderati o forti sul Tirreno, mentre sullo Ionio venti moderati di libeccio su Costa Regina e Catanzaresi, da sud altrove. Per ulteriori approfondimenti vi rimando, come di consueto, al nostro sito www.cosenzameteo.it, dove, oltre a previsioni dettagliate località per località, potrete consultare articoli, reportage, approfondimenti sempre a sfondo meteorologico a cura della nostra redazione. Al termine di questa puntata, io, da parte anche di tutto lo staff di cosenzameteo.it, auguro a tutti i telespettatori una piacevole e serena vigilia di Natale. Con il meteo è tutto, non ci sono altre notizie. Dalla redazione del nostro TG, da tutto lo staff di Ten, l'augurio che possiate trascorrere un sereno Natale. Vi lasciamo con le immagini di copertina con il presepe di Amantea. Buon Natale.